Se c'è una cosa che sappiamo sulle creature misteriose e meravigliose che chiamiamo gatti è che hanno gusti ben precisi. Alcuni gatti sembrano adorare certe persone, mentre altri sembrano non poter sopportare nemmeno la loro presenza. Ma quali sono le caratteristiche che fanno sì che un gatto detesti una persona? In questo video conosceremo il mistero che circonda il giudizio felino e scopriremo quali tipi di persone i gatti odiano davvero. Preparatevi quindi a imparare e forse a rivalutare il vostro comportamento nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Ma intanto, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e spunta la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Il burlone che non sa quando smetterla. Sì, tutti amiamo giocare con i nostri gatti e loro, a loro volta, amano giocare con noi. Ma c'è un limite, il burlone è quella persona che non sa quando è il momento di smettere. Continua a tirare la coda del gatto, a fare rumori strani o a spaventarlo con oggetti improvvisi. Il povero gatto, infastidito e stressato, inizia a vedere questa persona come un nemico. Quindi, caro amico burlone, impara a leggere i segnali e a rispettare il desiderio di pace del tuo gatto. L'esperto di abbracci non richiesti. I gatti sono notoriamente selettivi per quanto riguarda il contatto fisico. Mentre alcuni gatti amano le coccole, altri sono più distaccati. L'esperto di abbracci non richiesti è quello che non riesce a capire che il gatto ha bisogno del suo spazio e continua a fastidirlo con abbracci e carezze non desiderate. Il gatto, a sua volta, inizia a vedere questa persona come una minaccia alla sua indipendenza. Quindi, amante degli abbracci, impara a rispettare la sfera personale del tuo gatto e a guadagnare la sua fiducia con gentilezza e pazienza. Il re del rumore. I gatti sono creature sensibili e apprezzano la tranquillità e la serenità del loro ambiente. Il re del rumore è quella persona che, senza preoccuparsi della presenza del gatto, fa un sacco di rumore, ascolta la musica ad alto volume, parla a voce alta o si muove rumorosamente per casa. Il povero gatto, sopraffatto dal caos, inizia a vedere questa persona come una fonte di stress e disagio. Quindi, caro re del rumore, impara a moderare il volume e a rispettare la sensibilità uditiva del tuo gatto. L'entusiasta del cibo sbagliato. Mentre alcuni cibi umani possono essere condivisi con i nostri amici felini, altri possono essere pericolosi per la loro salute. L'entusiasta del cibo sbagliato è quella persona che continua a offrire al gatto cibi inappropriati o addirittura dannosi, come cioccolato, cipolle o uva. Il gatto, per quanto goloso possa essere, inizia a vedere questa persona come una minaccia al suo benessere. Quindi, appassionato di cibo sbagliato, informati sui cibi sicuri per i gatti e smetti di offrire loro delizie potenzialmente pericolose. Il persecutore dei gatti. Il persecutore è quella persona che non riesce a capire che i gatti sono creature indipendenti e che talvolta hanno bisogno del loro spazio e del loro tempo da soli. Il persecutore segue il gatto ovunque, lo infastidisce mentre dorme e cerca costantemente di attirare la sua attenzione. Il gatto, esasperato da questa persecuzione, inizia a vedere questa persona come un fastidio da evitare. Quindi, caro persecutore, impara a rispettare l'indipendenza del tuo gatto e a non essere troppo insistente. L'esperto di gatti che non ne sa nulla. L'esperto di gatti, tra virgolette, è quella persona che sostiene di sapere tutto sui felini, ma in realtà non ne sa molto. Questa persona spesso dispensa consigli sbagliati, tratta i gatti come fossero cani e non riesce a capire i loro segnali. Il gatto, confuso e irritato da questo comportamento, inizia a vedere questa persona come un incompetente che non merita la sua fiducia. Quindi, esperto di gatti, prima di dispensare consigli, assicurati di essere veramente informato sul comportamento e le esigenze dei gatti. In conclusione, i gatti possono essere estremamente selettivi nelle persone che scelgono di amare e di tollerare. Tuttavia, con un po' di pazienza, empatia e rispetto per le loro esigenze, è possibile conquistare il cuore di un gatto e diventare il suo amico per la vita. Quindi, la prossima volta che ti trovi in compagnia di un gatto, ricorda di evitare di essere uno di quei tipi di persone e invece cerca di sintonizzarti sulle sue esigenze e sul suo linguaggio corporeo. In questo modo potrai costruire un legame duraturo e pieno di amore reciproco con il tuo amico felino. Bene, finisce qua questo video. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un like a questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao e a presto.